ho trovato questa app per simulare il moto di un proiettile e ho posto l'angolo iniziale di inclinazione di 30 gradi, dove l'inclinazione, diciamo, del cannone che spara il proiettile rispetto al terreno è di 30 gradi. Poi la velocità iniziale è di 5 metri al secondo e sono in un'altezza 0, perché potrei mettere invece, non so, 2 metri, e dunque il proiettile partirebbe da più in alto. Ok, questi sono i 4 metri. I 30 gradi, per esempio, potrei aumentare questo, l'inclinazione del proiettile che spara. Adesso noi avevamo messo 30. Ok, andiamo a mettere, clicco qui e mettiamo 30. Ok, per simulare con solido qua ho messo 0, però potrei anche partire da 30. Ok, 0, 30 gradi e velocità iniziale di 5 metri al secondo. Dunque, il risultato, clicco qui e vado a vedere il risultato. E mi trovo che è un 2 metri, è un 2209 mm. Ho disegnato io in SolidWorks, adesso vado in SolidWorks, ok, e qua ho disegnato proprio il proiettile, questa base qui, distante dalla partenza del proiettile di 2209. E come si vede, ho simulato poi. Questo è il tracciamento dell'origine, la linea che traccia l'origine del proiettile. Adesso provo con la simulazione, sempre velocità iniziale di 5 metri al secondo, inclinazione di 30 gradi della velocità e con la gravità, naturalmente la gravità che va giù in z, in meno z. Posso provare la simulazione, vado e il proiettile è proprio giusto come c'è sull'applet. Vado, naturalmente ho trascurato qualsiasi forma di attrito, di vento, la resistenza del vento e così via, non ho messo nulla, solo la forza di gravità lungo la z e la velocità iniziale in partenza di 5 metri al secondo. E dunque posso metterlo in questa posizione qua in 3D e facciamolo andare. Ok, va bene, vediamo, tornando indietro. Ok, dunque ho simulato sia con l'applet sia con SolidWorks e i risultati sono molto simili. Poi potrei andare a salvare, potrei fare una creazione di un grafico in ZX e poi esportare, ma anche ad occhio i risultati sono simili. Ok, per confrontare i due risultati. Ok, ci vediamo alla prossima.